Buonasera a tutte ragazze. Qualche giorno fa, sia su Facebook che su Instagram, avevo fatto un sondaggio chiedendovi se potevano interessarvi dei video su magari, che ne so, creme corpo, maschere viso, capelli, qualcosa per le labbra, comunque tutto ciò che potesse renderci bellissime per queste feste natalizie e di Capodanno. E quindi io per oggi ho scelto di fare uno scrub per le labbra, si può fare in mille modi diversi, io ho provato questo metodo, mi è piaciuto e quindi volevo condividerlo con voi. E, niente, cominciamo subito, quindi questo qua sarà un video un pochino più diverso, diciamo, dagli altri, perché lo faremo in diretta, quindi niente, io adesso abbasserò la telecamera e inizieremo a lavorare. Quindi ecco tutto, ci serve olio essenziali a scelta, io ho scelto quello di limone, i provenzali, scusatemi, l'olio di jojoba, io questo appunto è dei provenzali, del fruttosio, io ho già questo qua dosato, queste sono bustine da 4 grammi e una giarrina. Chiaramente un cucchiaino per mescolare il tutto. E, niente, vedrete tutte le scritte al contrario perché sto riprendendo col computer e la videocamera è al contrario. Benissimo, quindi iniziamo subito aprendo le bustine di fruttosio e le metteremo, diciamo, nella. Adesso farò un macello. Le metteremo. Ecco qua, quindi lo metteremo dentro la giarrina, mi si è tutto addensato, perché con l'umidità chiaramente. Allora si addensa, allora dovremmo avere una cosa del genere. Allora per ora userò solo una bustina. Poi ci metteremo un pochino di olio di jojoba. Se volete togliere il contagocce, ma io per... Oh, scusate, per non rovesciarne troppo lo terrò. Vediamo se riesco a farle scorrere un po' più rapidamente. Allora, controlliamo a che punto è il nostro scrub. Allora, direi che ci vuole ancora un pochino di olio di jojoba. L'olio di jojoba fa molto bene, fa veramente bene, sia alle labbra, al corpo, fa veramente bene l'olio di jojoba. Ecco, benissimo, direi che può bastare. Quindi adesso andremo ad aggiungere, vedete com'è venuto, è venuto come se fosse, diciamo, zucchero bagnato, ecco, però chiaramente deve essere abbastanza denso, ecco, e il fruttosio non si deve sciogliere, ecco. Adesso andremo ad aggiungere pochissime gocce di olio essenziale, giusto per dare un pochettino di profumo. Io direi che bastano 3 gocce. Mamma mia, che profumo! Buonissimo! Ecco qua. E andiamo a mescolare il tutto. Ecco qua, il vostro scrub per labbra dovrebbe avere questa consistenza. Se vi sembra troppo liquido, chiaramente aggiungete ancora un po' di fruttosio, e così dovrebbe essere il risultato, ecco.
E quindi questo è lo scrub labbra. E niente, fatemi sapere come sempre se l'avete provato, se vi è piaciuto e se avete qualche suggerimento per possibili video, diciamo che potrei fare in futuro, scrivetemelo ovunque su YouTube, appunto, su Instagram, su Facebook, ovunque. Sono iscritta a praticamente qualsiasi social network, a parte Twitter. E niente, va bene, con questo è tutto. Vi rimando al prossimo video che credo sarà in settimana perché Natale si avvicina, il tempo stringe. Quindi niente, vi rimando al prossimo video. Ciao, un bacio e...